Ragazzi, benvenuti in questo video di Iron Head 96 e vado a parlarvi del sesto episodio di Andor. Andor, ragazzi, per me è una serie di Star Wars che mi sta piacendo tantissimo. È una serie che secondo me ha portato delle novità nel mondo della galassia di Star Wars. E ragazzi, non è come Obi-Wan, è una serie bellissima, non metto in dubbio questo, però in Obi-Wan Kenobi abbiamo visto come il prodotto abbia bisogno dei camei. Invece qui, come accade molto spesso anche nelle serie Marvel, invece qui in questa serie di Andor vediamo il personaggio di Diego Luna interpretare a parte insieme ai comprimari e del resto del resto anche dell'impero veramente veramente bene, perché in questo Andor c'è tutto, c'è la componente intergalattica, c'è la componente vabbè, vediamo l'impero, ragazzi, perdere per la prima volta, vediamo l'impero perdere contro i ribelli e accettare un patto con i rechiani. E sarebbero una popolazione, diciamo, quasi indigena che scambia le pelle, diciamo, di animale per stare in pace e non farsi ricattare dell'impero. Questa cosa mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto anche come, diciamo, i membri della ribellione che abbiamo visto in anche Rogue One riescono a mettere a ferro e fuoco la base, ovvero l'occhio. Che poi sapremo che non si chiamerà Occhio, ma si chiamerà la Morte Nera, e riescono anche a scappare. Diciamo che in questo episodio ci rimettono le penne due dei componenti principali, diciamo, dei comprimari, e possiamo vedere come alla fine Andor fa tutto per un proprio interesse, no, per aiutare i ribelli compagni, perché possiamo vedere come uccide uno dei membri per dividersi gli 80 milioni delle dispense imperiali e scappa con la navicella rubata diciamo dall'impero. È stata, ragazzi, è una serie che mi sta piacendo fin dal primo minuto. Diciamo è un po' come Lycanthropus, no? Altre serie, sia di Star Wars sia della Marvel, mi sono piaciute. E posso dire che veramente, veramente questa qui ha un qualcosa che le altre non hanno, perché anche oltre a mettere in scena, diciamo, una buona trama, è anche una buona caratterizzazione di tutti i personaggi, perché veramente tutti i personaggi sanno cosa fare e sanno cosa anche rischiare. Ragazzi, questo è quanto l'episodio dell'ascensione di Andor, il sesto episodio. Noi ci vediamo in altri video. Domani uscirà Shulk, poi uscirà l'Anello del Potere. Poi, siccome era il Prime Day oggi e domani, ho comprato delle cose che farò una live dove le mostrerò. Sono molto goloso, il tempo è da arrivare. E noi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Anche in trasferta, anche in giro, io il video lo porto lo stesso. Ciao, ragazzi. Ci vediamo in un prossimo video. Come dico sempre, vi voglio bene. 3000.